Allora ragazzi, io adesso non sono proprio un esperto di medicina e di epidemiologia, però voglio dirvi una cosa, anzi voglio darvi un consiglio. Innanzitutto non spaventatevi per ogni cosa che vedete in TV e per ogni magari persona asiatica che potete incontrare per strada. Cioè, amici miei, intanto vi partono le paturne pure se incontrano un cinese in palestra. Quindi massima attenzione sì, però ecco, anche massima serenità. Poi un consiglio invece vi do a prescindere dal fattore così ecco di infestazione è quello di consumare vitamina C. Vitamina C perché ci permette, qui entriamo nello sport oltre che nel fattore salute, ci permette di migliorare tantissimo i nostri recuperi e ci permette di ricaricarci per gli allenamenti che verranno. Inoltre, e non è cosa da scuola affatto, la vitamina C è tra le poche vitamine idrosolubili, quindi attenzione. È una vitamina che ogni volta che viene ingerita o assunta, tendenzialmente viene distribuita nell'organismo e quella che in più viene scartata. Perciò usate delle quantità che siano congeniali al vostro stile di vita. Ovviamente se fate molto sport, il minimo che ci consigliano è 1000 mg, perciò 1 g al giorno. Per chi fa un po' meno sport vanno bene anche 500 mg. Ovviamente non basta una semplice arancia, soprattutto in questo periodo magari un po' più freddo, un po' più umido, dove è più facile che si presentino malattie come raffreddori piuttosto che influenza, stati febbrili. È una cosa molto importante assumerla o come integratore o comunque diciamo bilanciando l'integrazione con la parte alimentare. Altro importante valore di questa vitamina non trascurabile è la fondamentale importanza che ha nell'assorbimento di alcuni minerali e di alcune sostanze biologiche, biochimiche, comunque che ci permettono di essere in forma più a lungo possibile. Sono queste due le sostanze di cui vi sto parlando, ovvero il ferro e soprattutto il collagene. Perché il collagene? Il collagene viene, intanto il nostro organismo di anno in anno tende a produrre sempre di meno. È un prodotto, acido ialuronico, collagene, sono sostanze che vengono autoprodotte dal nostro organismo, ma che per essere fissate, quindi assorbite, hanno proprio un obbligatorio bisogno di vitamina C. Ovviamente sarebbe importante anche un po' di vitamina D o comunque starsene al sole almeno 2 mesi l'anno, ma purtroppo per chi vive in città diventa tutto molto più difficile. Però vi posso assicurare che l'assunzione anche per via orale ad oggi fa un effetto senza dubbio migliore piuttosto che non prenderlo. Io l'ho preso per diversi mesi il collagene con la vitamina C e devo dire che ho avuto dei buoni benefici. Non è risolutivo, io ho delle giunture un pochino usurate per via di alcuni sport che ho fatto e per via che sono sempre in moto anche quando fa meno 4 e di conseguenza un pochino le giunture con gli anni si vanno a logorare. Usate le sostanze giuste, sono spacciatore, usate gli integratori giusti per stare bene, fatevi sempre consigliare comunque dal vostro medico o dal vostro nutrizionista che magari potrà dirvi con più certezze e chiarezze quante sono le quantità utili per voi. Quindi vitamina C top antiossidante per assorbimento di alcune sostanze nutritive come il collagene, l'acido ialuronico e il ferro. Ferro alla grandissima per quello che riguarda i globuli rossi ed anche ovviamente supporto da un punto di vista circolatorio, quindi sanguigno, cardiovascolare. Ottimo, ialuronico per le articolazioni e il collagene sempre per articolazioni e pelle, quindi tutto quello che può essere legato al discorso della pelle è molto importante l'assunzione dello ialuronico e del collagene insieme in un composto che ci possano far stare meglio. Grazie a tutti per aver visto anche questo video. Se vi piace quello che pubblico, basta mettere sul pollicione e iscrivervi al canale. Ciao dal vostro personal trainer e da WKT Fitness TV.